Buongiorno, oggi vi mostro come porzionare il pollo. Pratico un'incisione lungo la coscia e, girando il pollo su un lato, ne seguo i contorni nella parte posteriore fino a staccare coscia e sovraccoscia. Incido il petto nel centro seguendo lo sterno. Con la punta del coltello proseguo con il taglio per ricavare mezzo petto. Completo eliminando la pelle. Procedo con l'altra parte del petto, tenendo questa volta la pelle. Girato il pollo, incido sotto le ossa delle ali e pratico una pressione per staccarle. Incido le cartilagini ed elimino le ossa. Elimino le ossa dal petto. Distendo la carne e tenendo il coltello parallelo al piano, ricavo le fette. Per un petto farcito, pareggio la carne tagliandola partendo dal centro. Ottengo così un'apertura al libro. Condisco il petto con spezie, pepe e sale. Posso scegliere di tenere coscia e sovraccoscia con l'osso, o separarle per preparazioni diverse. Posso eliminare l'osso della sovraccoscia e utilizzarla per un arrotolamento con o senza pelle. Posso disossare la coscia lungo l'osso o disossarla incidendo lungo l'articolazione e sfilando l'osso applicando una pressione. L'osso si elimina dopo un'incisione. Il coscio di pollo disossato è perfetto per ricavarne bocconcini. Ecco come porziona un pollo. Un saluto da Roberto Liberati. Thank you.